Allora, la Villa Longobardi è forse la più bella villa di Mogliano, o certamente la più bella ambientazione per una manifestazione musicale e gastronomica. I moglianesi la vivono finalmente in modo totale, mangiando, ascoltando la musica e chiacchierando sotto gli alberi. Con questo risultato di pubblico, gli organizzatori, che sono la LAM e Barbanera, in collaborazione con il comune di Mogliano, dimostrano che se si vuole si può creare una città più a misura d'uomo, si può fare di più per conservare meglio e in modo che sia fruibile tutto l'anno questo bellissimo sito, secondo lei? Sì, allora, come ho già detto, bisogna farlo, dobbiamo farlo perché è veramente un luogo incantevole. Ci sono due aspetti che dobbiamo considerare: il fatto che è bellissimo come ambientazione, ma che la villa è fatiscente e necessiterebbe di lavori e di una riqualificazione totale, e purtroppo le finanze non ci consentono in questo momento nemmeno di fare progetti. E un progetto invece interessante per quell'area là che l'amministrazione sta mettendo in campo è quella di una rinuncia a una piccola parte dello spazio per acquisirne un altro. Mi spiego. C'è il progetto di unire via De Gasperi a il cimitero, praticamente fornendo un secondo accesso al parco di Villa Longobardi e trasformandolo veramente nel cuore pulsante della città. Questo è un progetto importante perché consentirebbe a tutti di conoscere di più questo spazio, che è sconosciuto in realtà anche a qualche moglianese. Questo accade anche per altri spazi, devo dire, perché abbiamo anche la sala espositiva del Brolo, e non credo che tutti i cittadini sappiano che ci sono mostre. Quest'anno abbiamo avuto mostre per tutto l'anno praticamente.